un paradiso naturale che si declina in oltre 100 isole che punteggiano l'Oceano Indiano. Le Seychelles si presentano come una meta turistica ideale per chi cerca un contatto ravvicinato con la natura, sia per chi ama il mare, sia per quanti invece preferiscono escursioni arrampicate. Il clima poi fa delle Seychelles una destinazione per tutte le stagioni, anche quella invernale, offrendo la possibilità di numerose attività, come spiega Daniel Di Gianvito, marketing representative per l'Italia di Tourism Seychelles. È una destinazione in cui le autorità locali hanno posto sempre l'accento e l'attenzione sulla salvaguardia dell'ambiente. Era una destinazione in cui l'ecoturismo era sicuramente uno degli aspetti più importanti prima del Covid. Lo è ancora di più oggi, dove le tematiche di salvaguardia dell'ambiente hanno acquisito un'importanza, devo dire, fondamentale. In termini di attività, tutto ciò che è connesso con l'ambiente, sia di terra che di mare. Metà del territorio delle Seychelles parco marino. Questo chiaramente invita tutto coloro che sono appassionati di diving, di snorkeling, di vela, di pesca, a scoprire i fondali e a scoprire il mare con tutte le sue bellezze. Altrettanto per chi è appassionato di percorsi naturalistici. Essendo un paese tropicale, l'interno dell'isola di Mahé prevalentemente ha dei rilievi oltre 900 metri, perciò trekking, hiking, arrampicate. Da quel punto di vista c'è veramente di tutto per chi ama il mare e per chi non lo ama. La pandemia ha limitato gli spostamenti e quindi anche il turismo, ma da diversi mesi il flusso dei viaggiatori è ripreso ed è in crescita. C'è stato un periodo, la seconda metà del 2020, in cui praticamente il turismo si è azzerato. A gennaio del 2021 il governo ha deciso di iniziare una campagna di vaccinazione massiccia per tutta la popolazione che non raggiunge le 100.000 unità e ciò ha consentito di mettere il paese in totale sicurezza. Hanno riaperto i confini il 25 marzo in totale sicurezza, accogliendo vaccinati e non vaccinati da tutto il mondo, salvo quei paesi in cui chiaramente c'era una situazione di Covid un pochino più allarmante. Il turismo già dalla riapertura dal 25 marzo è ripreso ed è ripreso molto bene. Ad agosto 2021 gli arrivi erano molto simili numericamente a quelli dell'agosto 2019, in prevalenza da altri mercati piuttosto che quello italiano, perché come sappiamo la decisione di far rientrare le Seychelles tra i 6 paesi corridoi turistici dove gli italiani possono andare per vacanze è arrivata soltanto a fine settembre, ma l'interesse c'è, ce n'è tanto, il nostro telefono è bollente perché le richieste di informazioni di come partire, quando andare e che vaccinazioni fare per poter entrare sono le domande più frequenti. Le immagini delle Seychelles riaccendono la voglia di partire, di viaggiare, di uscire dai propri confini, di ritrovare l'armonia con la natura che in certi luoghi riesce a toglierci il respiro.